Immagina di non riuscire più a compiere i gesti più semplici come vestirti, mangiare o scrivere. Oppure di non poter più camminare normalmente perché il tuo corpo è rigido e non riesci a coordinare i movimenti. È quello che succede a chi è affetto dal Parkinson, una malattia neurodegenerativa che colpisce alcune aree del cervello alterando le capacità di controllare i movimenti fluidi e armoniosi. In Italia sono circa 230.000 le persone che convivono con questa difficile condizione. Ma cos'è esattamente il Parkinson? Quali sono le cause e i sintomi? E soprattutto, come si cura? In questo video faremo chiarezza su tutti questi aspetti e vedremo che, nonostante le difficoltà, seguendo i giusti trattamenti è possibile gestire i sintomi e mantenere una buona qualità della vita. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere le prossime uscite. Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che colpisce parte del sistema nervoso centrale, provocando problemi di movimento e portando anche a disturbi cognitivi e psichici. È la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l'Alzheimer. In Italia ne soffrono circa 230.000 persone e ogni anno si registrano circa 100.000 nuovi casi. L'incidenza aumenta progressivamente con l'età, con un picco tra i 60 e i 70 anni. Per ragioni non ancora chiare sembra avere una prevalenza leggermente maggiore negli uomini. Vi ricordo che ho fatto proprio un video sull'Alzheimer, ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione, se siete interessati andate a vederlo. I primi a descrivere questa condizione furono il medico inglese James Parkinson nel 1817 e i neurologi francesi Charcot e Vulpian qualche decennio dopo. Da allora la ricerca ha fatto grandi passi avanti nella comprensione delle cause e nello sviluppo di terapie sempre più efficaci, anche se una cura definitiva purtroppo non è stata ancora trovata. Vediamo allora ora quali possono essere le cause principali per lo sviluppo di questa malattia. Il morbo di Parkinson è dovuto alla progressiva morte di alcune cellule cerebrali, chiamate neuroni, che producono la dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore fondamentale per controllare i movimenti volontari del corpo. Quando le cellule che producono dopamina in una zona del cervello, chiamata substanza nigra, muoiono, i livelli di questa sostanza diminuiscono nello striato, un'altra area cerebrale importante per il controllo motorio, causando le tipiche difficoltà motorie del Parkinson. Le cause che portano alla morte selettiva di questi neuroni non sono ancora chiare. Si ritiene che alla base vi sia una combinazione di fattori genetici e ambientali. Sono stati infatti identificati alcuni geni che aumentano il rischio di ammalarsi, tuttavia le mutazioni genetiche note sono presenti solo in una minoranza dei casi, il 10 e il 15%. Nella maggior parte dei pazienti la malattia si sviluppa in modo sporadico, senza una chiara predisposizione ereditaria. Tra i fattori ambientali, l'esposizione a pesticidi e metalli pesanti sembra aumentare il rischio, così come traumi cranici ripetuti. L'età resta il principale fattore di rischio, con un picco di insorgenza tra i 60 e i 70 anni. Come abbiamo già visto, la causa scatenante non è ancora stata identificata con certezza. Ma quali sono i principali sintomi di questa malattia? Vediamolo nel prossimo capitolo. I sintomi del Parkinson sono prevalentemente motori. I più comuni sono il tremore a riposo, soprattutto di mani, braccia, gambe e mascella, che scompaiono con il movimento volontario. La rigidità muscolare, la lentezza e la difficoltà di iniziare i movimenti volontari, l'instabilità posturale e la difficoltà di equilibrio, con tendenza alla caduta. Oltre ai sintomi motori, col progredire della malattia possono subentrare anche disturbi non motori come la depressione, l'apatia, problemi cognitivi e demenza, disturbi del sonno, dolori e formicolii. I sintomi compaiono gradualmente e all'inizio possono essere molto lievi e intermittenti. Spesso il tremore a riposo parte da una sola parte del corpo per poi diffondersi. Tipica di questa condizione è la postura, spesso curva e inclinata. Nel corso degli anni sono stati studiati molti metodi per cercare di curare questa patologia. Vediamo quali sono le principali terapie ad oggi conosciute, anche se, come abbiamo visto in precedenza, una cura definitiva non è stata ancora scoperta. Partiamo, come abbiamo già visto, dal dire che non esiste una cura definitiva per il Parkinson, ma ci sono diverse terapie che permettono quantomeno di gestire i sintomi in modo efficace, migliorando la qualità della vita. Il principale trattamento è quello farmacologico, attraverso un farmaco che permette alla dopamina di raggiungere il cervello e quindi di rimediare alla carenza di questo neurotrasmettitore, oppure farmaci che mimano l'azione della dopamina nel cervello, oppure in altri casi l'intervento neurochirurgico con stimolazione cerebrale profonda, la fisioterapia e la logopedia per migliorare motricità e linguaggio, la corretta alimentazione e l'attività fisica per rallentare la progressione dei sintomi. La terapia comunque va personalizzata e adattata nel tempo, con aggiustamenti periodici sulla base dell'evoluzione dei sintomi. Ma quale può essere il ruolo dello psicologo nei confronti di un paziente malato di Parkinson? Vediamolo subito. Oltre alle terapie farmacologiche e motorie, anche il supporto psicologico può aiutare i pazienti con Parkinson a migliorare la propria qualità di vita. Lo psicologo può intervenire per gestire sintomi come ansia, depressione, apatia e deterioramento cognitivo. Può insegnare tecniche di rilassamento e distrazione per alleviare lo stress e dare supporto emotivo ai pazienti e ai loro familiari. La psicoterapia cognitivo-comportamentale può migliorare l'umore e contrastare pensieri negativi e disfunzionali. La stimolazione cognitiva può rallentare il declino delle capacità mentali. Vi ricordo che ho fatto un video specifico sulla terapia cognitivo-comportamentale, ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione
Se siete curiosi, andate a vedere. Anche gruppi di sostegno psicologico possono alleviare il carico emotivo su pazienti e familiari. Lo psicologo può anche consigliare adeguamenti ambientali per mantenere l'autonomia il più possibile, nonostante la progressione dei sintomi motori. Infine, lo psicologo fa da tramite tra il paziente e gli altri specialisti in un approccio multidisciplinare. Il supporto psicologico, infatti, migliora la qualità della vita e l'efficacia della terapia. Cari amici, questo video termina qui. Spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a farmelo sapere qua sotto nei commenti, di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!